Per due volte nella mia vita io ho avuto modo di incontrare personalmente Dio come una terza persona che si rivolgesse a me e non più dal mio intimo. La prima volta accadde quando stavo per compiere un gesto disperato. Vedete, io avevo iniziato un'opera di aiuto del prossimo. Avevo messo a disposizione tutti i miei mezzi, riempendoli di ipoteche, riempendoli di problemi, e ora questi problemi sembravano diventati così grandi e così pressanti da coinvolgere non solo me, ma tutte le persone che avevano avuto fiducia in me, giudicandomi una persona onesta e prestandomi il loro denaro senza avere nemmeno delle garanzie per potersene rivalere in casi eccezionali. Quando io mi resi conto che questa mia situazione era incolmabile e insuperabile, in un certo senso disperato contro il coinvolgimento di terzi in questo mio fallimento che avrebbe dovuto essere solo mio, mi ribellai e organizzai una azione non certo onesta. Avevo solo una cosa che mi copriva, l'assicurazione contro gli incidenti. Ero assicurato, sto parlando degli anni 1982-83, per quasi 2 miliardi in caso di morte e di infortuni. Così decisi che era arrivato il momento di rinunciare a una parte di me, fingere un infortunio e farmi tranciare quattro dita da una taglierina che comprai apposta, che trasformai perché essendo manovrabile a mano schiacciando una leva, questa leva doveva dare una bella botta e quindi io, lamentando con i miei dipendenti il fatto che ci voleva troppa spinta per tagliare i fogli di carta, avevo applicato un grosso peso, facendomelo preparare giù dal negozio che stava in via Pietro Colletta al piano terreno, un blocco di piombo bloccato sulla parte alta della maniglia e che assicurava un aiuto nel peso. Perché nel mio diabolico progetto, una sera io avrei avuto un incidente, mi sarei rovesciato sulla sedia e una taglierina collocata sul tavolo mi sarebbe finita addosso se io non avessi cercato di scansarmi. Per scansarla l'avrei presa così come mi capitava, ci avrei infilato le dita dentro. Sarei riuscito a tirare via la taglierina dal mio costato, però quella picchiando di sbieco per terra avrebbe sollecitato il braccio e avrei avuto quattro dita tranciate. La cosa era ancora più diabolica perché dietro di me c'erano delle stufe elettriche, per cui sarebbe dovuto scoppiare un incendio che mi avrebbe bruciato le dita, impedendo in tal modo di attaccarmele nuovamente. Un piano veramente pazzesco, giudicando la drammaticità della condizione in cui io mi sarei trovato. Avevo manomesso una gamba di un tavolo e tutti i dipendenti continuavano a lamentarsi, dice, ma questo tavolo ha un equilibrio precario.
Beh, metteteci del peso dalla parte dove ci sono le tre gambe, così state tranquilli. Perché nel mio disegno dell'incidente questo peso sarebbe crollato all'improvviso dal tavolo e il peso della taglierina che gravava dall'altra parte avrebbe causato il ribaltamento del tavolo. Avevo paura anche di morire perché se mi dissanguavo e succedeva che svenissi, sarei potuto morire di dissanguato. Quindi avevo bisogno di aiuto. Così la sera in cui fui per farlo, chiamai il mio amico Luigi Luccini e lo invitai a venire da me. Quando lui bussò giù all'androne, e ci volevano 1 minuto e mezzo circa perché da lì poi salisse, io corsi dove c'era la taglierina, misi le dita sotto la taglierina e con la testa armai il braccio che con delle potenti molle avrebbe costretto il braccio a chiudersi quando io avessi ritirato il capo. Fu a quel punto che il mio solito rivolgermi a Dio e affidarmi a Lui, anche nelle condizioni disperate, mi portò a fare questa domanda precisa al Signore. Mio Dio, cosa faccio? Ebbene, vi assicuro, e non mento, da fuori di me venne questa voce, precisa, calma, autorevole, contro la quale non avrei in alcun modo potuto contrappormi, tanto era chiara, evidente, secca. Una parola sola, un ordine. Aspetta. Che cosa avrei dovuto aspettare? Se fossi stato io a parlare da dentro me stesso, non potevo aspettare ulteriormente. Quell'assicurazione 3 o 4 giorni dopo scadeva, non avevo nemmeno i soldi per rinnovarla. Non avevo tempo da aspettare, o lo facevo in quell'attimo oppure sarei finito in una voragine così profonda dalla quale non mi sarei sollevato e tutti coloro che avevano avuto fiducia in me sarebbero stati definitivamente traditi. Io dovevo piuttosto andare all'inferno, ribellarmi al mio Dio, ma non mandare deluse queste persone che avevano avuto fiducia in me. E così ero pronto a trasformarmi in un gaglioffo. Ma mi salvò quella voce, aspetta, così autorevole. Vi assicuro che a lungo io non ho saputo cosa dovessi aspettare. Solo negli ultimi decenni mi sono accorto da come la mia vita ha avuto un seguito che sono arrivato addirittura a poter fare quello che io volevo, salvare il mondo. Io volevo salvare il mondo, volevo salvare il mondo attraverso Gesù che operasse in me. Ma con la via che avevo scelto, quella che si poggiava sui miei denari, che erano così pochi, anche se erano alcuni milioni in quel tempo, non potevo salvarne che più di quei 50 che sono passati per la mia azienda, non tutto il mondo. Dio mi avrebbe portato a un tentativo di salvezza di tipo ideale. Mi avrebbe fatto capire come è organizzato il mondo, dando, potendo dare a ciascuno la certezza della vita eterna e del trionfo di Dio. Io sarei stato portato ad essere l'unico e il solo filosofo che avrebbe cercato di fare quello che il Papa voleva che facessero i filosofi, spiegare Gesù Cristo, non a partire dalla sua autorevolezza, ma dalle verità in esse stesse. Ebbene, Dio mi disse aspetta, e ora io veramente sto aspettando. Ed è uno dei motivi che mi portano a credere che il prossimo 14 settembre
ai 12 anni di quell'invio fatto dal Papa e al quale i 12, ossia la sua Chiesa, non ha dato seguito, passati inutilmente i 12 anni, esattamente il prossimo 14 settembre, qui mancano oramai soltanto 8 giorni, Dio prenderà in mano direttamente la sua partita e darà seguito a quell'aspetta, perché il mio aspetta l'ho avuto quando io cercavo di avere il denaro da poter restituire a chi me lo aveva prestato. Non potevo aspettarmi un'altra cosa, e questo è uno dei motivi che mi porta a credere che finalmente il tempo di quell'aspetta è vicino alla sua fine. Il secondo incontro straordinario è stato proprio un incontro reale fatto con due persone. Un giorno, mentre io arrivavo in quel mio ufficio di via Colletta, mentre svoltavo nell'androne, mi vennero incontro due figure, una mamma e un figlio, lei sui 35 anni, lui un giovinetto dell'età circa di 17 anni. Chiesero, rivolgendosi a me, Romano Amodeo? Sì, rimasi io stupito che sapessero il mio nome. Dico, volete qualcosa? Posso fare qualcosa per voi? No, no, no. Volevamo solo fare un saluto. E io rimasi sbalordito. Non aveva senso. Intanto, come facevano a conoscermi? E poi, perché dovevano aspettare lì per salutarmi? Però c'era in loro, in tutte e due, parlava solo la donna, c'era una pace, una calma, e mi veniva. E io mi stavo rendendo conto che quello era un incontro straordinario che io stavo facendo. Cercai con premura di sapere veramente se avevano bisogno di aiuto, se gli serviva qualcosa. Insistettero, no, 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 mi avevano atteso, solamente per salutarmi. Non aveva nessun senso il saluto da parte di due estranei. Era il 1983. Pochi giorni dopo sarebbe morto mio padre. E in giornata, e solo in giornata, capii che avevo incontrato veramente la Madonna e Gesù. Mi avevano atteso per un saluto, perché dopo anni oramai, quasi 10, che io cercavo di dar corpo a Gesù, compiendo ogni sacrificio, stavano per arrivare per me dei momenti terribili, e quello era il saluto concreto fattomi da mia madre e da Gesù. Infatti, non avevano chiesto a nessuno, né di me, né di chi io fossi. Io indagai, chiesi a tutti i negozi che stavano sotto, chiesi ai miei dipendenti se mi avesse cercato qualcuno. No, nessuno, assolutamente nessuno aveva chiesto di me. Ma mi era venuta dentro tanto una pace, tanto una tranquillità e tanto una condizione veramente paradisiaca che alla sera io finalmente capii chi avessi veramente incontrato. Voi potreste dirmi, ma dai, erano due così. Lei aveva le fattezze dei marocchini, e quindi, amico mio, erano due che forse cercavano aiuto e poi non hanno avuto il coraggio di importunarti. No, io quella sera ero convinto. Come avrete capito, la sequenza cronologica dei due episodi è invertita. Quello che vi ho raccontato per secondo mi è accaduto per primo.